Buonasera a tutti e benvenuti a questo ciclo dell'appuntamento, a questo appuntamento del ciclo Storie e Storia organizzato dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e dall'Accademia Roveretana degli Agiati. Presentiamo oggi il quinto volume di questa serie che ci ha visto assieme per tutto il mese di novembre, per questo primo incontro di dicembre. E cambiamo letteralmente secolo sul quale concentriamo la nostra attenzione e cambiamo anche la tipologia della ricerca che andiamo a presentare. Chi ha avuto modo di seguire i precedenti incontri avrà notato che ci siamo occupati soprattutto di Novecento europeo e in particolare abbiamo concentrato il nostro focus di attenzione su temi legati alla memoria e a come storia e memoria vengano ad intrecciarsi nel discorso pubblico. In questo ultimo incontro invece andiamo ad analizzare in maniera un po' più attenta a quello che è l'approccio storiografico e l'uso delle fonti, un tema che è un tema specifico, frutto di una ricerca storica originale e che è uno degli elementi un po' più caratterizzanti del lavoro dello storico. Abbiamo con noi Francesca Brunet, l'autrice del volume che presentiamo oggi, il cui titolo è Per atto di grazia, pena di morte, perdono sovrano nel Regno Lombardo-Veneto, 1816-1848, e il volume verrà presentato dal professor Marco Meriggi, ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso l'Università Federico II di Napoli. La ricerca è il frutto di un progetto in realtà di lungo periodo che è nato nell'ambito del dottorato internazionale in comunicazione politica dall'antichità al XX secolo. Fa parte dei numerosi lavori che Francesca Brunetta ha condotto nell'ambito della ricerca storica negli ultimi anni. Lei ha studiato a Firenze e Venezia, ha condotto questo dottorato internazionale presso l'Università di Innsbruck e Trento e da un anno circa è ricercatrice presso il Centro di Competenza di Storia Regionale della Libera Università di Bolzano. Il nostro ospite di oggi ha diciamo, oramai alle spalle una lunga storia accademica che tra l'altro l'ha portato anche a Trento presso la facoltà di sociologia, ormai un paio di decenni fa abbondanti, ed è attualmente membro del direttivo della Società Italiana per gli Studi di Storia delle Istituzioni, di cui è stato presidente per 6 o 7 anni nel decennio scorso. E pertanto ci è sembrata la persona più indicata da coinvolgere per riuscire a presentare questo volume che tratta temi piuttosto complessi e che si muovono nell'ambito della disciplina giuridica e della storia delle istituzioni, in particolare dello scarto che esiste fra la norma codificata nel processo penale, in questo caso austriaco, e la prassi giudiziaria vera e propria. Poiché ci muoviamo in un ambito che non appartiene ai miei orizzonti di ricerca, io lascerei direttamente la parola a loro per la presentazione di questo volume e per riuscire ad addentrarci un po' negli snodi concettuali che lo caratterizzano e che non sono per niente scontati, trattandosi di una ricerca originale a tutti gli effetti. Io lascerei le domande del pubblico alla fase finale di questa presentazione che durerà un'oretta o poco meno, possibilmente attraverso lo strumento della chat che abbiamo già avuto modo di vedere, è abbastanza agile per permettere un'interazione fra relatori e pubblico. Eventualmente farò io da mediatore nel riportarvi le domande per semplificarvi il lavoro. Lascerei quindi la parola al professor Meriggi per questa introduzione, ringraziandolo molto della sua disponibilità ad intervenire pur con queste modalità così poco consone ma alle quali ci siamo abituati. Prego. Tante grazie per questo invito. Le modalità sono quelle correnti ormai, quindi non è proprio niente di strano.
Il libro di cui parliamo è, per conto mio, il libro più importante tra quelli che sono stati pubblicati a questo punto nel nuovo millennio, perché non è soltanto il secolo, ma il millennio, sulla storia, aspetti di storia del governo austriaco nel Lombardo-Veneto, in questo caso con particolare attenzione tra il 1815 e il 1848, anche se con proiezioni poi anche nel decennio successivo. Dico il libro più importante perché poche persone si sono prese la briga nel corso degli anni, si può dire che ci sia una persona per generazione che lo faccia, ma non molto di più, di andare a studiare questo argomento, temi connessi a questo argomento, direttamente anche negli archivi centrali di Vienna, dove l'avventura che si para a chi, venendo dall'Italia, cerca di fare ricerca in quest'ambito, è un'avventura complicata che implica una serie di prove di iniziazione complesse, non ultima quella di impadronirsi della Fraktur-Schrift, vale a dire del gotico corsivo scritto a mano. Io credo che questo tipo di esercizio l'hanno fatto tra gli italiani, forse negli ultimi 100 e rotti anni, 4-5 persone, non molto di più. E quindi questo per dirvi il tipo di problema, intanto di partenza, che è anche affrontare un tema come questo facendo uso di queste fonti in particolare, non soltanto fonti lombarde o fonti venete o fonti trentine, visto che molti dei giudici di cui si parla in questo libro erano trentini e quindi hanno lasciato i loro fondi personali in istituzioni culturali, biblioteche, archivi e quant'altro che fanno capo a Trento e alla sua provincia. Questo è, diciamo, un po' il quadro di fondo e questo libro restituisce in maniera, secondo me, molto generosa la quantità, diciamo, di carte inedite attraverso il quale è transitato. Cioè, non siamo quasi mai in queste 300 e passa pagine all'interno di una ripetizione di qualche cosa di già detto da altri, siamo quasi sempre invece in presenza della restituzione di un filo di ricerca del tutto autonomo, del tutto nuovo, che quindi ci porta anche evidentemente tutto il mistero anche dell'inedito all'interno del contesto che viene tematizzato. Il Regno Lombardo-Veneto è lo scenario territoriale di fondo, la macchina giudiziaria è il soggetto che viene indagato all'interno di questo contesto. Un aspetto particolare del funzionamento della macchina giudiziaria è ulteriormente il tema sul quale l'autrice focalizza gran parte delle proprie osservazioni. Due, diciamo, elementi semplicemente, diciamo così, per contestualizzare il senso di questa ricerca che è dedicata all'esercizio per l'appunto dell'istituto della grazia sovrana, graziare qualcuno da una condanna a morte. Nell'impero asburgico a fine Settecento la pena di morte era stata abolita, la cosa non durò a lungo, in due riprese, prima per alcune serie di fatti ritenuti criminali, poi in maniera generalizzata, in capo al 1803 venne pienamente, diciamo, introdotta di nuovo e questo è sancita dal codice austriaco entrato in vigore quell'anno. È un po' il primo scenario col quale dobbiamo avere considerazione parlando di questo libro. Il secondo scenario è l'esperienza recente che la Lombardia e il Veneto avevano conosciuto in età napoleonica dal punto di vista di come si svolgono i processi. L'epoca napoleonica era stata caratterizzata dall'importazione del modello di processo alla francese con ascendenze che risalivano all'idea della rivoluzione, evidentemente, il processo pubblico, il processo con il dibattimento aperto, il processo con gli spettatori, che automaticamente entrava in una sfera di comunicazione che si proiettava al di fuori delle aule in cui si teneva. Viceversa, il processo, secondo il sistema austriaco, che viene reintrodotto in Lombardia e in Veneto nel 1815, è di nuovo un processo di tipo segreto, cioè sostanzialmente il giudice ha a che fare con l'imputato, la sua maggior preoccupazione è sostanzialmente quello di farlo confessare, perché è
è praticamente impossibile erogare delle pene particolarmente, diciamo, nocive, evidentemente all'imputato, se non si riesce ad estorcergli la confessione. E questo è un po' lo scenario in base al quale è stato visto dalla letteratura di decenni o addirittura di secoli passati il mondo dei tribunali lombardo-veneti in quest'epoca. È il mondo, diciamo, dei grandi inquisitori, dei grandi processi politici a partire da quelli del 2021, per proseguire poi con i processi dei primi anni 30, quando centinaia addirittura di persone passano per le maglie dell'inquisizione giudiziaria nel momento in cui l'Austria cerca di smantellare la rete dei cospiratori mazziniani presente all'interno delle sue province italiane. È diciamo il mondo giudiziario dei Salvotti, dei Mazzetti, degli Zaiotti, tutte figure di origine trentina, che si trovarono insieme a molti altri corregionari a giocare un ruolo molto importante all'interno del sistema giudiziario lombardo-veneto. Il tema che dobbiamo mettere a fuoco, che il libro mette a fuoco, è ulteriormente un tema che si presta molto a suggerirci dei confronti possibili tra sostanzialmente un modo di esercitare il potere caratteristico dell'antico regime, nel quale la discrezionalità del sovrano aveva un grande ruolo, in assenza di una struttura rigidamente codificata dal punto di vista delle norme e delle istituzioni chiamate a evidentemente attuare queste norme, e il mondo invece successivo ai codici, in cui diciamo la certezza del diritto dovrebbe essere un qualche cosa, diciamo, di assodato e garantito, e dovrebbe essere affidata evidentemente all'operato di giudici che sono chiamati ad applicare secondo un certo modulario previsto in maniera abbastanza rigida un certo meccanismo di pene rispetto all'entità del reato commesso. Ora, questo libro ci racconta invece sostanzialmente come dietro a questo istituto, la grazia sovrana, il perdono sovrano, si celasse non tanto uno spazio residuo, diciamo, di attività per il carisma legato all'istituto monarchico e a coloro i quali interpretavano questo istituto di volta in volta, ma piuttosto una certa discrezionalità accordata ai giudici sostanzialmente di modificare in corso d'opera in maniera benevola, cioè in maniera da addolcire la rigidità delle pene irrogate, quello che erano chiamati in prima battuta ad applicare a misura di codice, cioè applicando evidentemente le leggi previste in tutte le loro particolarità relative ai fatti criminosi e al modo di punirli. Il libro ci racconta di quali fossero i crimini per i quali era prevista la pena di morte, ci racconta anche che malgrado l'irrogazione di una certa quantità di condanne a morte in quest'epoca nel Lombardo-Veneto, buona parte di esse, oltre la metà, vennero in realtà ridotte, modificate, non eseguite concretamente, sostanzialmente proprio per iniziativa dei giudici stessi. Cioè non era il sovrano a intervenire da lontano col suo occhio benevolo e benigno, come ci sarebbe potuto aspettare in un contesto d'antico regime, a addolcire la pena, esercitando così questa sua funzione di grazia, ma erano i giudici stessi che attivavano un certo tipo di procedura con il loro parere, che diventava parere vincolante molto spesso, teso sostanzialmente a annullare attraverso l'esercizio dell'istituto della grazia quello che loro stessi avevano sancito nel momento in cui, a norma di codice, emanavano una sentenza capitale. Questo libro insiste molto sulle procedure e lo fa a ragion veduta, perché tutto l'aspetto procedurale, sebbene non sia, come dire, una materia molto facile da trasmettere dal punto di vista della possibilità di coinvolgere il lettore, è comunque evidentemente un aspetto assolutamente centrale nello studio puntuale di fenomeni come questi. È uno studio che ha richieduto molta pazienza
evidentemente questo di Francesca Brunetta, e c'è da dire che l'autrice ha conservato la forza per avere il colpo d'ali che l'ha portata al di là, diciamo, della molta fatica che sicuramente ha dovuto diciamo spendere per realizzarlo, per offrire al lettore, diciamo, un valore aggiunto, veramente un qualche cosa di più. E da questo punto di vista Francesca Brunet si inserisce molto bene nell'ambito di un cantiere di ricerca che è stato soprattutto Claudio Povolo nei decenni passati a diciamo allestire tra Veneto e territori contermini, che ha visto il coinvolgimento di molti studiosi, giovani studiosi che hanno lavorato con pazienza e passione al tempo stesso nel mondo degli archivi giudiziari, di cui c'è adesso un'ultima recente diciamo produzione condensata in un volumetto piccolo ma denso anch'esso di risultati, che Luca Rossetto, uno studioso che insegna all'Università di Venezia, ha dedicato a un tema che anche Francesca Brunet tratta nel suo libro, cioè il famoso tema del tribunale militare itinerante di Este, che nel corso degli anni 50 non soltanto comminò, ma fece anche eseguire alcune centinaia di condanne a morte a carico sostanzialmente di coloro che compivano atti criminosi, ma dal punto di vista del crimine comune, insomma furto, rapina, omicidio, grassazione, cose di questo genere, nelle campagne venete scosse dal tormento della crisi agraria. I protagonisti del libro di Francesca Brunetta sono quindi i giudici, le procedure che i giudici mettono in atto, ma anche i ragionamenti che questi giudici fanno. Vale a dire, emerge sicuramente un carattere nuovo della magistratura in quest'epoca, che non è chiamata soltanto a eseguire le norme che praticamente la istituiscono nel ruolo che esercita, ma che è chiamata a esercitare una funzione politica vicaria aggiuntiva. Emanare una condanna a morte significa doversi comunque confrontare con un'opinione pubblica dalla quale talvolta fuoriescono direttamente i passibili di condanna a morte, e la quale per altri versi vede proprio nella oscurità del processo, nella reintroduzione di procedure di tipo inquisitorio non aperte al pubblico, un qualcosa che la turba profondamente dal punto di vista di quella che è la sua sensibilità, il suo immaginario politico, i sogni di società che accarezza, che coltiva nel momento in cui osserva quello che un governo concretamente agisce. Imposterò sotto forma di qualche domanda all'autrice tra qualche minuto, diciamo, la possibilità di poter ulteriormente investigare e diciamo dire cose interessanti su questo tema, ma lascerò la parola per l'appunto all'autrice stessa con una serie di tre domande che ho pensato di preparare per lei, in modo che sia lei stessa a dare voce a questi punti. La cosa che ancora vorrei dire in questa fase, diciamo, preliminare di presentazione è che il caso Lombardo-Veneto, nel contesto di quella che è la prassi corrente all'epoca negli stati italiani della Restaurazione, si presenta relativamente come eccezionale, cioè non è lo studio ordinario di un nuovo modo di esercitare la regalità attraverso i giudici, cercando di mostrare il volto dolce del potere, dopo aver mostrato invece lo sguardo arcigno, lo sguardo del giudice che condanna. Questo istituto della grazia era potenzialmente previsto anche altrove, ma gli altri stati italiani furono molto parchi, almeno fino al 1848, nel farne poi concretamente uso, soprattutto quando ci si trovava davanti a delitti di natura politica. Ora, delitto di natura politica era una fattispecie potenzialmente, diciamo, onnipervasiva all'epoca. Delitto di cospirazione politica e quindi diciamo cospirazione ai danni dello Stato, attività quindi potenzialmente suscettibile della pena di morte, significava sostanzialmente ogni forma di associazionismo teso a cambiare
le norme dell'ordinamento vigente, la situazione politica vigente. Cioè, potenzialmente tutto il mondo dell'opposizione politica ai governi nel momento stesso in cui attivava questa sua opposizione era a norma di codice passibile di condanna a morte. Questo ci racconta qualche cosa di sostanzioso dal punto di vista evidentemente delle opportunità che ci dà di valutare la qualità, diciamo così, delle istituzioni dell'epoca rispetto a un modello liberale che si sarebbe affermato in seguito e che, pur non essendo particolarmente, diciamo, spinto soprattutto nei decenni iniziali nel presentarsi come drasticamente alternativo a questo che viene descritto invece nel libro di Francesca Brunet, tuttavia avrebbe costruito il rapporto tra il cittadino e il potere per via giudiziaria, sicuramente secondo dei criteri, diciamo, garantisti a monte. Qua l'idea è che l'istituto della grazia sovrana è una forma di garantismo ex post rispetto a quello che è, diciamo così, il modo di funzionare della macchina. Sebbene anche da questo punto di vista, diciamo, le norme lombarde e venete, cioè le norme austriache, fossero delle norme dal punto di vista procedurale assai più garantiste di quelle vigenti in altri stati italiani. Cioè, sostanzialmente, se non si arrivava alla confessione, era veramente molto difficile irrogare una condanna. La casistica degli altri stati italiani in quest'epoca ci racconta un panorama in cui molte condanne a morte vengono non soltanto, diciamo, irrogate, ma anche concretamente eseguite. E da questo punto di vista, questa relativa mitezza finale, per così dire, della giustizia lombarda e veneta prima del 48, prima del 1848, si capisce anche come possa essere stata adoperata come argomento per presentare da parte della pubblicistica apologetica l'Austria e il suo governo in Italia come il più liberale, tra virgolette, tra i governi allora esistenti nella penisola. Cambierà in maniera abbastanza radicale il quadro nel 1848 e cercheremo adesso di arrivarci attraverso la sequenza di domande che vado a porre all'autrice. Ma la prima è una domanda invece che ha un carattere, diciamo, più etnografico che propriamente, diciamo, storico-giuridico, storico-istituzionale. Troviamo tra le persone che esercitano la funzione di giudice nei tribunali lombardo-veneti molti funzionari, molti giudici, i quali provengono da province diverse da quelle in cui operano, cioè Lombardia e Veneto, altre province e spesso non soltanto il, diciamo, contermine confinante trentino, ma anche province più lontane. Ecco, allo sguardo di questi osservatori, che erano osservatori interessati, provenienti dal mondo tedesco, diciamo così, dell'Impero d'Austria, che impressione faceva la propensione al crimine dei lombardi e dei veneti? Cioè, come venivano considerati dal punto di vista della loro caratterizzazione caratteriale, per così dire? Grazie. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare di cuore Marco Merigi per la sua presentazione, vorrei ringraziare l'Accademia degli Agiati, il Museo della Guerra per l'organizzazione di questa iniziativa e Francesco Frizza e Anna Pisetti, che mi dà un po' l'occasione di riparlare di questa ricerca che ho concluso qualche anno fa. Sì, la domanda posta da Marco Merigi è interessante perché è uno dei punti su cui mi sono soffermata, ossia, diciamo, l'interpretazione in chiave etnografica della criminalità. Proprio nel periodo di cui mi sono occupata io, quindi nella prima metà dell'Ottocento, tra i giuristi e gli statistici, cioè insomma tra gli osservatori appunto della criminalità di area tedesca, trova, diciamo, una certa accoglienza, una lettura della delinquenza, dei fenomeni criminali e, diciamo, in generale devianti, in chiave appunto etnografica. Quindi diciamo che per ogni gruppo nazionale, secondo questa interpretazione, sarebbe stato caratterizzato da specifiche
tendenze criminali. Ecco, secondo questa interpretazione vi erano appunto, vi sarebbero stati dei delitti tipicamente italiani, no? Ad esempio lo statistico Johann Springer dava addirittura un'interpretazione, diciamo, climatica, geografica, no? Delle tendenze criminali italiane. Il clima più caldo dei Länder meridionali, dei Länder italiani della monarchia, in breve, diciamo, faceva sì che le persone tendessero a lavorare di meno, di conseguenza oziassero di più e avessero più tempo per pensare alla politica, parlare di politica e quindi, diciamo, cospirare e pianificare rivoluzioni. Questa, diciamo, era in breve la spiegazione climatica e geografica alla frequenza di delitti politici in area italiana. Non solo, diciamo, secondo una sensibilità tuttora radicata, se il lavoro nobilita, l'ozio invece intacca la moralità e quindi una persona oziosa, proprio perché, diciamo, moralmente meno solida, sarebbe stata più portata appunto a delinquere. E d'altra parte l'ozio come tratto predominante del carattere italiano, in generale delle popolazioni meridionali, è un luogo comune le cui testimonianze risalgono addirittura almeno alla fine del Medioevo. Quindi non è certo una novità del XIX secolo. E oltre, diciamo, ai delitti politici e non, che in qualche modo sono figli dell'ozio, quindi indirettamente prodotti dal clima caldo, dal clima temperato, ecco, tipicamente italiani sarebbero stati anche i delitti cosiddetti passionali, no? Che è una categoria, in realtà piuttosto ampia. Delitto passionale non è, nell'accezione attuale del termine, è semplicemente un delitto, diciamo, consumato all'interno di o per causa di una relazione amorosa, ma per delitto commovente passionale si intendeva in generale, diciamo, qualsiasi azione delittuosa causata, scatenata da un'offesa, dell'onore, no? Quindi da un'umiliazione, anche ovviamente dalla gelosia. Quindi, diciamo, un'azione interpretabile come reazione all'onore ferito, la cosiddetta causa honoris. Questo veniva, ad esempio, notato anche dal giurista tedesco, dal celeberrimo giurista tedesco Karl Mittermeier, molto noto in Italia, molto recepito dalle riviste giuridiche della penisola, che all'Italia, alle Italienische Zustände, aveva dedicato un volume a metà degli anni 40, che era stato tradotto e recepito anche in Italia, in area italiana, e secondo Mittermeier, proprio una particolarità, una caratteristica del carattere italiano era proprio, diciamo, stava proprio nell'eccessiva sensibilità, nell'eccessiva irritabilità rispetto alle offese dell'onore. E queste offese avrebbero spesso causato vendette private, risse o, nella peggiore delle ipotesi, anche omicidi. Ecco. Quello che però mi sembra particolarmente interessante di questo luogo comune, che è anche un po' il filo conduttore che ha orientato la lettura delle fonti con cui mi sono confrontata, è, diciamo, l'applicazione pratica, gli eventuali risvolti pratici delle teorie giuridiche o, come in questo caso, di chiavi di lettura, ecco, che circolavano rispetto alla criminalità. Ecco, quello dell'italiano passionale, no? Che non si sa controllare, che reagisce con violenza alle offese dell'onore, è un luogo comune che è in realtà molto condiviso dagli stessi magistrati che si trovavano a giudicare concretamente questi casi, e non solo dai magistrati, diciamo, appartenenti ad altri gruppi linguistici, ma anche dagli stessi magistrati lombardi, venici e trentini, che lavoravano appunto nei tribunali del Regno Lombardo-Veneto, no? Che sulla scorta, diciamo, di questa lettura, di questa interpretazione molto diffusa della criminalità, spesso, diciamo, tendevano, non dico a giustificare, ma diciamo comunque a valutare con minor severità, con maggiore indulgenza, alcuni delitti causati appunto da una reazione
reazione eccessivamente violenta a qualsiasi tipo di affronto, no? Proprio alla luce di questa convinzione implicita che questa fosse una caratteristica naturale, una caratteristica fatale di chi aveva commesso questi delitti, no? E proprio in quanto italiano. Scusami se ti interrompo, perché questo potrebbe essere un buon punto per passare alla domanda successiva, cioè una volta preso atto del fatto che Lombardi e Veneti dell'Ottocento, agli occhi di chi veniva insomma d'Oltralpe, avevano un po' le stesse caratteristiche che al tempo stesso venivano addebitate invece ai meridionali italiani da parte di coloro che vivevano al nord, no? C'è quest'idea, diciamo, di un sud che è sempre relazionale, si sposta a seconda di chi guarda. D'altra parte c'è un passo dei Buddenbrock in cui un personaggio il quale proviene da Monaco di Baviera viene descritto ovviamente dagli occhi di chi sta a Lubecca come un meridionale di sangue caldo. È questo stereotipo che gioca insomma un ruolo importante nel farsi dell'immaginario. Ma tu accennavi al fatto, diciamo così, della presa in considerazione anche di queste caratteristiche, diciamo così, in cui la natura tende un poco a quasi, diciamo, tradursi poi in comportamenti collettivi, come uno dei criteri in base ai quali i giudici decidevano in che maniera comportarsi. Ecco, da questo punto di vista si vede nel libro che c'è una differenza di trattamento per quello che riguarda la decisione poi di fare o meno uso della procedura che porta alla concessione della grazia, a seconda, diciamo, dei gruppi sociali che sono di volta in volta coinvolti all'interno delle procedure processuali che portano a una condanna a morte e a seconda delle epoche. Vorrei chiederti, insomma, questi giudici guardavano allo stesso modo i cospiratori politici e i criminali comuni e la cospirazione politica la guardavano sempre con gli stessi occhi oppure tutto ciò cambiò nel corso di quest'epoca? Sì, la domanda è forse, diciamo, un po' il cuore, la domanda centrale che ha guidato tutta la mia ricerca, cioè in base a quali criteri, no, viene concessa la grazia e a cosa serve, a quali bisogni risponde e se, diciamo, questo strumento di correzione della legge, di correzione straordinaria, diciamo, della legge, viene applicata con criteri diversi sulla base appunto del tipo di delitto, del tipo di persona che lo commette e se questi criteri variano nel tempo. Mi sembra che la questione si possa articolare in due diversi discorsi. La questione dei delitti comuni e dei delitti politici effettivamente si muove su due piani molto diversi e i criteri in base ai quali la grazia viene concessa negli uni e negli altri casi risponde anche ad esigenze politiche molto diverse. Per quanto riguarda i delitti comuni, appunto i delitti secondo per i quali il codice penale del 1803 comminava la pena di morte, cioè l'omicidio, la falsificazione di banconote e l'incendio doloso se questo incendio avesse provocato anche la morte di qualcuno. Questi sono i delitti comuni per i quali il codice comminava la pena di morte. Processi relativi all'ultimo di questi delitti che ho menzionato non ne ho trovati, non ce ne sono, almeno tra le fonti che ho esaminato io nel caso Lombardo-Veneto. Ecco, però per quanto riguarda omicidio e falsificazione di banconote, in realtà non ho trovato delle sensibili differenze, per quanto riguarda la proporzione tra condanne effettivamente eseguite e quindi confermate e condanne graziate nel corso dei decenni di cui mi sono occupata io. Cioè la proporzione rimane sostanzialmente simile. Non ci sono periodi in cui più intensamente si eseguono condanne capitali piuttosto che altri, ecco, per delitti comuni. Per quanto riguarda gli omicidi, come tu stesso Marco ricordavi, la proporzione è di circa il 60% di condanne graziate rispetto appunto al totale delle condanne inflitte, che è comunque una quota piuttosto alta, no? Effettivamente una quota piuttosto alta e i criteri in base ai quali veniva concessa la grazia per colpevoli di omicidio sono vari.
sono riconducibili appunto, come dicevo prima, alle questioni che hanno a che fare con le valutazioni rispetto ai delitti passionali, sono legate ad esempio a considerazioni sulla giovane età degli imputati, sui suoi precedenti penali, in generale sono legate diciamo al carattere dell'imputato e soprattutto alla sua fama, no? Quindi a come viene percepito e rappresentato nel contesto della comunità in cui si è consumato il delitto, questi criteri per cui veniva concessa o meno la grazia fanno naturalmente riferimento diciamo al contesto nel quale veniva consumato, era stato consumato l'omicidio, eccetera. Insomma, però quello che mi sembra di poter dire è che questi criteri rimangono sostanzialmente invariati nel periodo che ho preso in considerazione, nel senso che la lettura della società che i giudici applicano nel momento in cui devono valutare e giudicare un omicidio è, diciamo, una chiave di lettura di lungo periodo, no? Che naturalmente non muta nel corso del periodo che ho preso in considerazione. Una parentesi va forse fatta sulla questione della falsificazione di banconote. I casi che ho esaminato io sono molto pochi, tutti vengono graziati, in realtà in linea con quanto avveniva in tutto il territorio asburgico, nel senso che le fonti statistiche ci dicono che dei circa 170 condannati per falsificazione di banconote in tutta la monarchia tra il 1815 e il 1848 vengono tutti graziati. Perché vengono graziati? Questo è interessante, no? Ci dà anche qualche informazione sull'uso, sulla polifunzionalità della grazia. Anzitutto bisogna chiedersi perché è ancora in vigore una, come dire, un paragrafo del codice che prevede la pena di morte per un delitto che in realtà viene sistematicamente graziato, no? In realtà diverse sono le teorie che cercano di spiegare il motivo per cui appunto il codice penale del 1803 conserva una disposizione di questo tipo. Probabilmente si tratta di un retaggio d'antico regime, per così dire, per cui appunto il conio di moneta era una prerogativa sovrana e quindi la falsificazione della moneta era associata o assimilata al delitto di lesa maestà. Però la tendenza a trattare questo tipo di reato, diciamo, con indulgenza proprio sistematica, e va a segnalare, come dicevo prima, uno specifico uso della grazia, che è quello, diciamo, di riforma informale, sperimentale, di un aspetto del codice penale, no? Prima che questo venga riformato ufficialmente. Quindi un'abolizione in via di fatto della pena di morte per uno specifico delitto che anticipa l'abolizione in via di diritto, ecco. E infatti il codice penale del 1852, che sostituisce il precedente codice del 1803, non prevede la pena di morte per la falsificazione, ecco. Questa funzione della grazia, quale diciamo abolizione di fatto della pena di morte prima dell'abolizione di diritto, è una funzione di cui la grazia storicamente è stata spesso investita. Un discorso a parte, come dicevo, e anche molto complesso e sul quale cercherò di tirare qualche somma, è la questione dei delitti politici. Cos'è il delitto politico? Lo accennavi tu prima. Il delitto politico è naturalmente un'espressione che usiamo noi, non è un'espressione utilizzata dalle fonti dell'epoca, e con essa intendo appunto il delitto di alto tradimento, che secondo il codice penale era appunto punito con la pena di morte. E concretamente, come accennavi tu, nel Lombardo-Veneto della prima metà dell'Ottocento l'alto tradimento corrisponde quasi esclusivamente con l'associazionismo clandestino, no? Quindi all'affiliazione alle sette che in tutta Europa in realtà andarono a organizzarsi come forma di senso politico proprio in questo periodo. E nello specifico i processi penali per alto tradimento celebrati a Venezia e a Milano prima del 48
coinvolsero in buona parte gli appartenenti alla Carboneria e alla Federazione Italiana nei primi anni 20 e poi appunto gli affiliati alla Giovine Italia intorno alla metà degli anni 30, oltre che in misura minore quei sudditi lombardo-veneti, soprattutto studenti dell'Università di Pavia, ma non solo, che fuoriuscirono e raggiunsero il Piemonte nel 21 per partecipare ai moti. I moti rivoluzionari che si erano appunto scatenati in quell'anno. Questo è il quadro generale. Ecco, nessuno tra le decine, circa un centinaio di condannati a morte per alto tradimento nel Lombardo-Veneto prima del 48 viene effettivamente giustiziato. Tutti beneficiarono della grazia, alcuni scontarono anche molti anni di detenzione, anche molto, molto dura, molto severa. Pensiamo alla celeberrima e famigerata fortezza dello Spielberg presso Brno, ma nessuno viene giustiziato, a differenza, come ricordavi tu, di quanto avverrà dal 48. Perché questa è una domanda che è centrale in tutto il ragionamento, e una domanda alla quale non so neanche se sono riuscita a rispondere in modo esaustivo. Anzitutto c'è un aspetto procedurale, la procedura è una questione importantissima, un po' noiosa in effetti, però è un aspetto importantissimo di tutta l'aspetto della gestione del delitto politico. Nel periodo che ho preso in considerazione, i processi per alto tradimento venivano istruiti e giudicati sulla base della procedura ordinaria, no? Normata dal codice del 1803, con tutte le conseguenze più o meno direttamente o indirettamente garantiste che questo comportava, quindi il sistema delle tre istanze, un rigido meccanismo di costruzione della prova, per cui, come dicevi tu, solo in casi piuttosto eccezionali la pena di morte poteva essere irrogata e così via. Una di queste, di questi strumenti garantisti era ovviamente anche la possibilità, anzi l'obbligo, di sottoporre le condanne capitali, appunto inflitte in via ordinaria, all'imperatore per la conferma o diciamo il loro annullamento, la loro commutazione in una pena detentiva, sempre appunto su consiglio del Senato Lombardo-Veneto, del Tribunale di Grado Superiore del Regno Lombardo-Veneto. Nel 48 cambia tutto. La situazione politica è percepita come talmente rischiosa, talmente, come dire, delicata, dal punto di vista appunto dello Stato centrale, da imporre uno stato d'assedio che si prolunga fino al 58. Questa scelta politica, e militare, insomma, consente l'attivazione di strumenti giuridici straordinari contro i delitti politici e non solo, come dicevi tu prima, per lo più gestiti da commissioni militari e secondo la legge marziale. Quindi che permettono da un lato di infliggere pene molto più severe e anche molto più numerose rispetto a quelle irrogate nei decenni precedenti e soprattutto senza la possibilità, senza la garanzia della grazia sovrana. Ecco, penso alla commissione d'Este che hai citato anche tu prima, che nel giro di 4 anni porta all'esecuzione di circa 400, più di 400 persone. Ecco. Nel periodo prima del 48, nel Formers, prevale, a mio avviso, diciamo, la volontà di normalizzare la situazione politica, no? Senza esasperare la tensione che le esecuzioni di condannati politici avrebbe prodotto, soprattutto. Questo è un dato fondamentale anche alla luce, diciamo, del profilo sociale dei condannati. Pensiamo a Federico Confalonieri, alla sua cerchia milanese, no? Molti di questi esponenti di quella nobiltà con cui Vienna tentava di ricucire dei rapporti piuttosto precari. In questo senso la grazia ha una funzione chiaramente politica e diplomatica in un certo senso.
Però anche se la grazia, un'altra considerazione da fare rispetto ai criteri e alle modalità di concessione della grazia per i delitti politici, la grazia, dicevo, è generalizzata, tutti i condannati politici beneficiarono della grazia, però si può lo stesso osservare una certa discontinuità, una certa anche incoerenza per quanto riguarda l'entità delle pene carcerarie. Nelle quali appunto in via di grazia erano commutate le pene di morte, che variavano da molti anni a pochi mesi, quindi una differenza molto sensibile. Soprattutto dopo i primi processi, tendenzialmente queste pene detentive nelle quali venivano commutate le pene di morte si fanno in linea di massima sempre più miti, no? I primi condannati scontano vari anni di carcere. Col passare del tempo, le pene carcerarie diventano sempre più brevi, per varie ragioni. Secondo me la ragione principale sta nel fatto che, il motivo per cui i primi inquisiti vengono trattati più severamente non è tanto riconducibile, diciamo, alla reale pericolosità del loro, diciamo, progetto cospirativo, no? Che soprattutto col senno del poi mi rendo conto che allora magari questo tipo di valutazione non poteva essere fatta, però col senno del poi si può dire che questo progetto cospirativo era piuttosto debole e anche molto irrealistico. Ma il motivo per cui il motivo di questa maggiore severità è probabilmente riconducibile proprio al momento storico in cui questi processi vengono celebrati. La Lombardia e il Veneto erano stati integrati, diciamo, o reintegrati nell'impero austriaco da pochi anni e ancora pesava in un certo senso, per citare le parole di uno dei giudici del Senato Lombardo-Veneto, che ho anche utilizzato come titolo di un paragrafo del mio libro, pesava appunto l'ombra lunga dell'epoca infausta della Rivoluzione francese, che insomma era venuta non tantissimi anni prima, no? E che probabilmente era ancora molto presente nella coscienza collettiva. Ecco, e questo. Benissimo, su questo, diciamo, accenno che tu fai ai giudici poi concretamente operativi all'interno dei vari consessi che dovevano filtrare, insomma, le procedure, arrivare a una decisione in proposito, coglierei, diciamo, l'assist per porti l'ultima delle domande che avevo preparato. In questo libro il mondo dei giudici molto spesso è un mondo fatto da figure i quali sono tirolesi meridionali, cioè trentini. E questo, diciamo, è un topos anche della storiografia risorgimentale, la polemica contro i trentini, i quali, pur essendo italofoni o italiani di cultura, venivano presentati molto dalla letteratura nazionalistica come sostanzialmente asserviti a un, diciamo, progetto di oppressione nazionale italiana. Che cosa esce fuori da questo tuo libro a proposito di questa galassia di giudici trentini che hanno lasciato tante carte a Trento? Penso al Fondo Mazzetti, alla Biblioteca Civica di Trento, o alle carte Salvotti, o tanti altri fondi nei quali si pesca molto proficuamente quando si fa la storia di quest'epoca. Sì, appunto il ruolo svolto dai giudici tirolesi di lingua italiana, dai giudici trentini, proprio nell'amministrazione, nell'apparato amministrativo del Lombardo-Veneto è fondamentale e su più livelli. Anzitutto sono molto presenti, questo è il primo dato di fatto. Hanno in un certo senso una posizione privilegiata all'interno di questo apparato giudiziario a discapito dei giudici veneti e lombardi, no? In virtù, almeno ufficialmente, delle loro competenze linguistiche e professionali, nel senso che conoscevano naturalmente l'italiano, che era la loro madrelingua, ma tendenzialmente conoscevano bene il tedesco, che era invece una lingua praticamente si può dire sconosciuta anche per gli alti funzionari lombardi e veneti. E inoltre i giudici trentini spesso si erano formati nell'università di Vienna o all'università di Innsbruck e quindi soprattutto nel momento di passaggio tra Regno Italico e governo austriaco sono soprattutto funzionali per, diciamo, dare una certa garanzia di professionalità rispetto all'applicazione del codice penale.
sul quale i giudici lombardi e veneti non avevano molta esperienza. Ecco, dall'altra parte gli stessi giudici tirolesi italiani, insomma, trovavano molto attraente diciamo una carriera nel Lombardo-Veneto, da un lato cioè, sostanzialmente per motivi molto pratici, molto concreti, diciamo, gli stipendi che erano tendenzialmente più alti, anche se pure il costo della vita in Lombardia e in Veneto era più alto rispetto agli altri länder della monarchia, e anche perché nel Lombardo-Veneto vi era più disponibilità di posti di lavoro e quindi anche più possibilità di carriera. Questa massiccia presenza di tirolesi italiani nell'apparato giudiziario lombardo-veneto, come tu accennavi, attirò loro moltissime antipatie da parte dei colleghi lombardo-veneti, che si sentivano in qualche modo scalzati da quella che chiamavano in senso dispregiativo la Lega dei Tirolesi, che non del tutto a torto in realtà vedevano come, diciamo, una specie di blocco di potere, no? Capace di avere una certa influenza anche sulla nomina dei giudici. E a proposito di antipatie, ovviamente, come tu ricordavi, giudici e funzionari tirolesi furono coinvolti in prima persona in quelli che erano i processi, che quelli che furono i processi più significativi sul piano della quantomeno sul piano della risonanza pubblica e anche dell'attenzione storiografica, ossia quelli per de i delitti politici, scelti anche qui perché normalmente ritenuti, diciamo, politicamente più affidabili rispetto ai colleghi lombardi e veneti. Tu stesso hai citato la figura di Antonio Salvotti, no? Il famoso famigerato giudice istruttore dei processi contro i Carbonari, contro la Federazione Italiana, Antonio Mattetti, forse meno celebre, ma uomo chiave dell'apparato giudiziario lombardo-veneto, senatore consigliere del Senato lombardo-veneto, in quelle vesti coordinatore, diciamo, dei processi politici, poi presidente dell'appello lombardo. Il terzo di questo trio trentino in Lombardo-Veneto, Paride Zaiotti, l'inquisitore dei processi contro la Giovine Italia. Oltre ai giudici, penso ad un altro trentino originario della Valle di Non, Carlo Giusto Torresani, il potentissimo direttore della polizia milanese per più di 20 anni, fino al 48, e la cui figura è anch'essa strettamente connessa ai processi politici degli anni 30, di cui lui stesso scoprì le prime fila anche attraverso, diciamo, il sistema di informatori che aveva messo in piedi sia in Lombardia che anche nell'ambiente degli esuli. Ecco, diciamo che i giudici e i funzionari tirolesi di lingua italiana nel Lombardo-Veneto sono stati, come dicevi, a lungo visti e presentati proprio soprattutto in virtù del loro ruolo nei processi politici come figure antagoniste ai protagonisti dei moti risorgimentali lombardo-veneti. Proprio in quest'ottica, in questa prospettiva, la storiografia si è a lungo occupata di loro, anche con giudizi in realtà poco generosi. Per quanto mi riguarda, come dire, dal punto di vista proprio della ricerca, queste figure sono state per me fondamentali, proprio come produttori di fonti, come tu stesso ricordavi prima, no? Non solo per quanto riguarda le fonti dei tribunali, ma anche proprio per i loro archivi privati, i loro carteggi, no? Da cui ho attinto moltissime informazioni, e soprattutto, come dicevi tu, la ricerca si è concentrata sull'enorme archivio del giudice Antonio Mazzetti, che è conservato alla Biblioteca Comunale di Trento, che è appunto un archivio sterminato, contenente documentazione relativa alla sua attività istituzionale, quindi la sua attività di giudice, ma anche un ricchissimo carteggio con altri giudici, con altri colleghi, anch'essi provenienti dal Tirolo meridionale, da cui, diciamo, da questi carteggi si deducono dei retroscena non solo rispetto all'attività processuale, ma anche proprio come dicevamo prima, sul sistema delle nomine, degli avanzamenti di carriera. Nel Lombardo-Veneto e diciamo in generale nell'impero austriaco,
che, come accennavo prima, in un certo senso confermano anche l'opinione, l'impressione dei colleghi lombardi e veneti, no? Su questo tema non solo tu, Marco, hai lavorato molto, ma ci sono stati degli studi di Marco Bellabarba recentemente, proprio in questi ultimi, in queste ultime settimane è uscito un saggio di Franco Kagol proprio su questi temi. Ecco, quindi queste fonti rappresentano anche una, queste documentazioni rappresentano delle fonti straordinarie proprio per la storia delle elite amministrative, sulle loro strategie di carriera, le loro aspirazioni nel periodo del Formers. Benissimo, io ho esaurito la mia batteria di domande, ora mi pare di aver capito dagli organizzatori che è arrivato il turno invece di coloro che ci hanno ascoltato di formulare domande. Sì, mi ripresento al nostro auditorio virtuale, aprendolo lo spazio più che doveroso per eventuali domande e quesiti che immagino non mancheranno, perché la presentazione è stata molto interessante, in particolare quest'ultima chiosa su come in fase di transizioni competenze preziose dal punto di vista tecnico-giuridico vengano ritenute funzionali e utilissime, mi è sembrato un nodo di particolare rilievo. Io invito i nostri spettatori, che non sono pochi nemmeno oggi, ad avanzare i quesiti attraverso lo strumento della chat, alla quale possono accedere dalla dashboard sul lato inferiore dello strumento. Abbiamo una prima domanda che chiede: buonasera, volevo sapere come si combinano per i diritti politici grazia sovrana e amnistie. Una domanda penso rivolta a Francesca Brunet, anche se non è esplicitato il destinatario. Prego. Sì, se ho capito bene la domanda, la domanda si riferisce appunto forse a un doppio strumento, diciamo, di una doppia tipologia di mitigazione delle pene da parte sovrana. Da un lato la grazia, che diciamo interveniva in un certo senso prima che la condanna venisse pubblicata, cioè il processo penale si diciamo percorreva tutta la piramide giudiziaria fino alla terza istanza. Se si concludeva con una condanna capitale, prima che la condanna fosse notificata anche all'imputato, la sentenza passava alla valutazione dell'imperatore, che sulla base di una relazione che veniva prodotta dal Senato Lombardo-Veneto decideva se graziare o meno. Quindi la grazia aveva una funzione, diciamo, che precedeva la stessa sentenza definitiva. Nel caso di delitti politici, effettivamente questo non l'ho detto, ma è un aspetto molto importante, esisteva anche la possibilità, cosa di cui l'imperatore fa uso almeno un paio di volte nel periodo di cui mi sono occupata io, di proclamare delle amnistie generali, che sostanzialmente andavano a commutare le pene del carcere. Questo avviene ad esempio nel 35, andavano a commutare la pena del carcere nella possibilità della pena dell'esilio, quindi diciamo andavano a mitigare in un certo senso una pena che a sua volta era stata frutto di una mitigazione, oppure andavano a annullare la pena carceraria, e quindi davano la possibilità agli carcerati di, come dire, concludere la loro pena detentiva prima del tempo. Quindi sì, anche le amnistie giocano un ruolo importantissimo nella gestione del delitto politico. Benissimo, grazie mille. C'è un secondo quesito più puntuale da parte di uno dei nostri ascoltatori, il quale chiede, parlando di condanne a morte sempre, se è possibile dare un'indicazione un po' più specifica riguardo ai numeri dei condannati per reati politici che dopo sono stati oggetto di grazia, come abbiamo visto precedentemente. Allora, le persone coinvolte
in generale, nei processi politici sono molte centinaia, in realtà non posso dire con certezza in modo preciso il numero di persone coinvolte. Tra questi un centinaio più o meno viene condannato a morte, quindi si parla di circa 100 condanne a morte per delitti per alto tradimento prima del 48 che vengono commutate in pene detentive. Benissimo, grazie mille per la precisazione. Abbiamo un ulteriore intervento che in realtà è più un commento che un intervento, il quale però così apre uno spaccato tutto sommato interessante sulle modalità con le quali poi la memoria ex post degli eventi vada ad incidere sulla percezione, voi avete parlato di storiografia, di questi ruoli in un contesto così connotato. Uno dei nostri ascoltatori, un socio del museo, fa presente che anche Rovereto ebbe un giudice che partecipò ai giudizi contro i carborari degli anni 20, il cui nome era Giovanni Battista Zandonati, Antonato di chi ci scrive, il quale ricevette un encomio solenne per il suo operato contro i carbonari. Il nostro ascoltatore fa presente che il nonno, il redentista, alcuni decenni dopo, bruciò quasi tutte le sue carte ritenendo il suo comportamento un'onta familiare, che la dice lunga su come in un contesto di confine queste storie delle liti amministrative in realtà incontrino tutta una serie dopo di damnatio memorie non sempre facili da affrontare dal punto di vista storiografico, e questo mi sembra anche uno dei meriti maggiori del lavoro di Francesca, che è riuscita a scavare con una certa equanimità e perizia all'interno di tutte queste storie che dalla storiografia poi si è occupata del periodo risorgimentale, invece sono state trattate in maniera un po' più superficiale. Peccato però per il rogo delle carte, ci avrebbe fatto piacere se si fosse limitato a nasconderle, insomma, però è andata così ormai. È andata così, probabilmente l'onta familiare era considerata eccessiva addirittura. Poi, tra l'altro, se posso aggiungere, non in modo così estremo naturalmente, però questa dinamica, come dire, del padre fedele funzionario asburgico, del figlio che, come dire, percorre che si muove su tutt'altro orizzonte politico, è il destino anche dello stesso Antonio Salvotti e del figlio Scipione, e anche in misura, anche se un po' più attenuata, di Paride Zaiotti e del figlio omonimo. Quindi diciamo è una dinamica familiare che poi tra l'altro si ritroverà anche ovviamente con altre situazioni politiche in altre epoche, ma anche per questi giudici del Formers è una dinamica familiare che insomma ricorre in alcuni casi. Sì, direi proprio di sì, tra l'altro queste dinamiche anche generazionali giocano un ruolo e hanno un peso specifico, ad esempio per delineare i profili biografici dei combattenti, in questo caso i redentisti, i volontari che optarono per combattere ad esempio nel Regio Esercito all'inizio del primo conflitto mondiale anziché per le truppe in Feldgrau. Abbiamo un'altra domanda, anche questa più specifica, che richiede un chiarimento. E ci chiedono se sia possibile sapere qualcosa di più sulle fonti che sono state consultate a Vienna per riuscire a ricostruire la vicenda. Allora, vorrei rispondere nel modo meno noioso possibile, perché allora diciamo che le fonti che ho visto sono soprattutto riconducibili al fondo dei Vertrauliche Akten e dei Kaiser Franz Akten, di cui, tra parentesi, non mi ricordo più in quale dei due fonti, dei due fondi, questo è un aneddoto un po' personale, nel senso, vi era l'elenco manoscritto delle persone, dei ricercatori che avevano consultato le fonti, e quello prima di me era Marco Merigi, ma tipo 20 o 30 anni, 20 anni prima. Quindi questo sì, mi aveva quello fatto... prima ancora Marino Berenco e quello ancora prima Augusto Sandonà. E c'era forse Francesco Salata di mezzo, quindi abbiamo fatto un secolo e 20 anni, insomma. Infatti era piuttosto divertente come scoperta. E quindi questo. Poi un altro fondo molto importante, tanto importante quanto purtroppo quasi inutilizzabile, è il fondo Justiz. Quindi
tutta la parte, tutte le fonti che fanno parte delle che sono prodotte dall'Oberste Justizstelle, quindi diciamo il Tribunale di Grado Superiore viennese, diciamo l'equivalente in un certo senso del Senato Lombardo-Veneto, con cui il Senato era naturalmente in corrispondenza, come anche le fonti di polizia sono purtroppo andate in buona parte perdute e quelle che sono rimaste sono molto danneggiate dall'incendio del Palazzo di Giustizia di Vienna del 1927. Quindi diciamo una ricerca che si basa anche su fonti giudiziarie austriache, viennesi, purtroppo deve fare i conti con questo enorme danno, con queste enormi lacune. Però questi diciamo sono i fonti principali che ho visto a Vienna. Allora, abbiamo una domanda lunga e in parte complessa che adesso leggo sperando di intenderne il significato. Riporta così: il pubblico impiegato che cospira è oggetto, nelle motivazioni delle sentenze e per il numero di anni di carcere duro combinati, di particolare severità, in quanto tradisce proprio chi gli fornisce il pane e al quale ha giurato fedeltà. Perlomeno certo. È così nel processo alla Giovane Italia Lombardia. Per la sua esperienza di ricerca, concorda? Sì, certo, concordo assolutamente. È appunto vissuto come un doppio tradimento, no? Quello dell'impiegato, del funzionario statale, anche di posizioni basse, che cospira contro lo Stato. Questo senz'altro è così. Confermo anche per i processi degli anni 20, non solo quelli della Giovine Italia. Francesco, non hai letto un altro intervento subito sopra? Subito sopra, che è un commento con cui per certi versi concordo, in cui si dice che quello della distruzione delle carte, in questo caso dell'antenato, si configura anch'esso come un reato passionale. Quindi passibile di pena. Io avrei un quesito, però un quesito che viene posto così, in qualità di non specialista. Allora, mi sembra di aver inteso che si delinea una distanza sempre più percettibile fra diritto formale e prassi poi materiale di applicazione della norma nel corso del tempo. Mi chiedevo se questo ricorso sempre più percettibile alla grazia, nel momento in cui anche la norma viene adeguata, pur con decenni di ritardo, diventa uno degli elementi che viene tenuto in conto dai giuristi per ristrutturare non so, gli elementi di procedura penale o di costruzione del processo. Sì, diciamo che allora, in realtà lo spazio di manovra dei giudici c'è, questo senz'altro c'è. Non è così ampio, non è che potevano fare quello che volevano, cioè si spostano, si muovono comunque all'interno di maglie piuttosto strette. Uno degli strumenti di cui hanno a disposizione è appunto quello di consigliare la grazia nel caso di condanne capitali percepite come troppo sproporzionate, che è una cosa un po', come dire, un aspetto anche inevitabile, no? Nel senso che nel momento in cui un delitto, penso all'omicidio, viene, come dire, per l'omicidio si prevede la pena di morte, è ovvio che lo stesso codice penale non può entrare nel dettaglio delle cause attenuanti, eccetera, quindi diciamo che è quasi inevitabile che lo strumento della grazia venga utilizzato in questo senso. Per quanto riguarda delitti come quello a cui accennavo prima, la falsificazione di banconote, quello è proprio chiaramente, la dinamica va nella direzione che dicevi tu, cioè come dire, molti anni di applicazione sistematica della grazia fanno sì che nel momento in cui il codice viene riformato si tenga naturalmente conto della prassi che è avvenuta, che è stata utilizzata nei decenni precedenti e si intervenga in questo senso. Benone, grazie mille, chiarissima. Allora, io non vedo altri interventi al momento. Vi segnalo la nota positivissima legata al fatto che tutti gli spettatori connessi sono rimasti legati allo schermo fino all'ultimo, quindi questo è un merito sicuramente dei due relatori di oggi, vuol dire che non hanno stufato l'uditorio, l'hanno tenuto avvinto
allo schermo. Volevo semplicemente ricordare che la... no, abbiamo un'ultima domanda, bellissimo, all'ultimo. Chiedono se ci siano differenze nel graziare fra i due imperatori del periodo. Allora, gli imperatori sono Francesco I e Ferdinando I. Nel caso dei delitti comuni no. Come dicevo prima, non ho riscontrato differenze significative nell'applicazione della grazia nel corso dei decenni di cui mi sono occupata. Nel corso dei delitti, nel caso dei delitti politici, sì, nel senso che, come dire, Francesco I si trova a dover gestire la grande ondata di processi politici dei primi anni venti, che sono quelli che spaventano di più, quelli che, come dire, che vengono, per i quali viene applicata una, tendenzialmente una maggiore severità. Negli anni 30 la situazione è complessivamente anche diversa. Ferdinando I diventa imperatore nel 35, ed è effettivamente diversa, tra parentesi, nel momento in cui viene incoronato imperatore e poi nel momento in cui compie un viaggio nel Regno Lombardo-Veneto nel 38, concede anche dei provvedimenti generali di clemenza che vanno appunto ad alleggerire moltissimo le pene capitali inflitte, le pene detentive, inflitte ai condannati per delitti politici. Quindi da un certo punto di vista si può dire che senz'altro l'atteggiamento dei due imperatori sia diverso, ma io credo sia molto dovuto anche proprio al contesto storico, al contesto geopolitico, per così dire, nei quali si trovano ad affrontare le grandi ondate di processi politici che vengono istruiti in due separati appunto momenti. Nel Lombardo-Veneto. Benissimo, grazie mille per la risposta molto, molto completa. Direi che non c'è modo migliore per concludere questo tardo pomeriggio, questa serata insieme e con esso il nostro ciclo di conferenze. Io volevo ricordare a tutti gli spettatori che sarà possibile riascoltare la registrazione di questi interventi e dei precedenti sul canale YouTube del Museo della Guerra e dell'Accademia Roveretana degli Agiati, o perlomeno questo sarà possibile per coloro che non erano presenti oggi. Ringrazio tutti quanti per l'ascolto, per l'attenzione che hanno dimostrato fino all'ultimo, e soprattutto il professor Merigi e Francesca Brunet per la presentazione del libro, che nonostante il tema non certamente facile e in parte tecnico è risultata molto molto gradevole e ricchissima di spunti. Grazie mille a tutti e buona serata ancora, buona continuazione. Buona serata grazie, a tutti. Grazie a voi.